Buon pomeriggio e ben ritrovati a questo ultimo appuntamento settimanale di Linea Attualità, il nostro programma di approfondimento quotidiano che anticipa la fascia serale dei nostri telegiornali. Ve le ricordo come sempre alle 19, alle 20, alle 23 l'edizione di Milano e Milano Sud, alle 19.30, 20.30, 23.30 l'edizione di Pavia e Provincia. Anche oggi in questa puntata cercheremo di affrontare le varie questioni, sia sanitarie ma anche di carattere politico ed economico, legate all'emergenza coronavirus in Lombardia e non solo. Lo faremo con degli ospiti collegati, cercheremo di fare un po' il punto anche della situazione sugli aiuti del governo dati soprattutto al mondo delle imprese e degli autonomi. Oggi c'era un'importante manifestazione a Milano che abbiamo seguito e ve ne daremo conto nell'arco dei nostri notiziari relativi agli autonomi che sono scesi all'Arco della Pace nella zona di Parco Sempione protestando per 2, 3, 4 giorni, chissà quanto tempo, e hanno addirittura impiantato delle tende perché sono lì, insomma, tutti i giorni a protestare perché questi aiuti del governo tardano ad arrivare. Allora, come dicevamo, parleremo anche dell'aspetto sanitario e lo faremo ovviamente con un ospite davvero significativo e importante che è Roberto De Giglio, primario di medicina dell'ospedale Cantù di Abbiategrasso, che abbiamo in collegamento in diretta proprio dal suo studio presso l'ospedale della città milanese. E poi parleremo anche di politica, di come questa fase 2, anzi questa fase 3 è iniziata, con un occhio di riferimento anche all'Oltrepò e principalmente a Voghera, e lo faremo con Nicola Affronti, presidente del Consiglio Comunale appunto di Voghera, che saluto e ringrazio. Nel frattempo sono arrivati già i dati relativi ai contagi di oggi che ci ha fornito come sempre Regione Lombardia. C'è stato un exploit rispetto a ieri di tamponi e c'è stato ovviamente anche una crescita di contagiati. Poi andremo a vedere la solita slide fornita da Lombardia Notizie, la andremo magari anche a commentare con i nostri ospiti. E allora vado subito a collegarmi con il dottor Roberto De Giglio, primario di medicina dell'ospedale Cantù di Abbiategrasso. E con lui, insomma, la domanda è di rito, lo facciamo un po' con tutti i medici che ci vengono a trovare in trasmissione: com'è oggi la situazione dell'ospedale Cantù in merito all'emergenza Covid, dottore? Buonasera, sì, oggi diciamo che la situazione è completamente diversa rispetto a quella che abbiamo affrontato nei 2 mesi precedenti. Se devo fare un paragone tra quello che era stato anche il mio reparto dal 26 di marzo, meglio, dal 20 di febbraio al 26 di marzo e poi dal 26 di marzo ad oggi, potremmo delineare 2 o anche 3 fasi particolarmente anche complicate. Brevemente posso dire che dal 20 di febbraio al 26 di marzo noi abbiamo svolto un ruolo di supporto a quella che è la medicina di Magenta. Faccio una premessa: il reparto da me diretto è costituito da 80 letti, 80 posti letto, di cui 20 sono dedicati al piede diabetico, e siamo un'unica presidio Magenta Abbiategrasso e collaboriamo quindi con l'altra medicina diretta dal dottor Mummoli. In questa emergenza devo dire che abbiamo avuto un coordinamento del Dipartimento Medico che invece arrivava da Legnano, dove c'era il dottor Mazzone, e poi c'era infine Cugiono, altro ospedale che fa parte del Dipartimento Medico, con il dottor Stefani come primario medico. Bene, noi ogni giorno dal 20 di febbraio ci sentivamo e Abbiategrasso ha avuto questo ruolo di supporto, soprattutto con materiali che abbiamo inviato a Magenta, e mi riferisco ai caschi CPAP, a 2 ventilatori, a numerosi anche flussimetri, cioè tutto materiale che veniva richiesto perché c'era un escalation e un aumento giorno dopo giorno di pazienti che entravano gravi e urgenti. Questo è stato un crescendo fino al 26 di marzo, quando poi ci è stato chiesto di aprire e di trasformarci in reparto Covid, e questo devo dire che con il personale medico, infermieristico e di supporto, noi in mezza giornata abbiamo trasferito i nostri ultimi 10 pazienti di piede diabetico nell'altra ala della medicina per ricevere 16 pazienti in un pomeriggio affetti da Covid dopo la fase acuta che avevano affrontato a Magenta.
Ecco, tutto questo è stato quindi un'escalation, è veramente un'onda che possiamo descrivere come uno tsunami che è andata crescendo fino, possiamo dire, a raggiungere un plateau verso il mese di aprile, quando poi è cominciata invece fortunatamente a scendere questa curva e a ridurre la massa di pazienti che arrivavano su Magenta, su Legnano e quindi anche poi nel nostro ospedale. Tenete conto che adesso, oggi è il 5 di giugno, noi abbiamo ricoverato 46 pazienti Covid, ovviamente di più perché alcuni sono andati a casa, e nell'arco di questo tempo, in questo momento un reparto è stato chiuso e un reparto è aperto con solo 7 pazienti, quindi ecco, la situazione attuale è una situazione assolutamente di tranquillità rispetto a quella che abbiamo vissuto. La situazione è stata piuttosto pesante in questi 2 mesi, dove abbiamo vissuto un'esperienza che non ha avuto precedenti, naturalmente, ed è stata supportata però da un patrimonio, direi, professionale e umano, che ci tengo a sottolinearlo perché è stata dura, ma direi che ne siamo usciti anche bene. Questo lo dico perché il personale, per quanto riguarda l'ospedale di Abbiate Grasso, noi abbiamo avuto 5 medici contagiati e una coordinatrice, ma ecco, niente di più, e soprattutto in tutti questo periodo, ecco, non si sono contagiati né infermieri né operatori di supporto. Questo perché abbiamo avuto i dispositivi di protezione, questo perché a mio avviso c'è stata anche una grossa professionalità e una grande attenzione nell'affrontare questa emergenza. Certo, insomma, la professionalità negli ospedali italiani in questi periodi c'è sempre stata, bisogna dirlo, insomma, rappresentiamo un po' l'eccellenza europea sicuramente in merito di ospedalizzazione, ma ovviamente soprattutto in questo periodo questa professionalità è venuta a galla ancora maggiormente e ve ne siamo grati, e lo dico anche da utente, tra virgolette. Allora, dottore, però si ricorda la prima telefonata che ha ricevuto? Che gli è stato detto, insomma, dottore, qui siamo in una situazione drammatica, sta arrivando il primo caso di Covid ad Abbiate Grasso, ce la racconta? Dunque, in realtà, allora, ci sono state due situazioni, perché noi fin dal 20 di febbraio abbiamo avuto a che fare con pazienti Covid che transitavano dal pronto soccorso. E c'era la massima attenzione proprio perché nella prima fase noi dovevamo rimanere Covid free, e quindi vi posso garantire che non è stato per niente semplice, perché è voluto significare creare una zona grigia, cioè creare e stare molto attenti a tutti i pazienti che entravano al pronto soccorso, perché questi venivano ovviamente, avendo il ruolo del Covid free, noi non dovevamo ricoverare all'inizio pazienti affetti da coronavirus. Il problema è che i tamponi a volte erano, anzi sappiamo che c'è un 30% di falsi negativi, quindi risultavano negativi, ma avevamo un attacco che era compatibile invece col Covid free, e però finché il tampone non si positivizzava c'era il dubbio e la cosiddetta zona grigia che doveva richiedeva la massima attenzione anche da parte del personale. Quindi c'è stata tutta una fase dove in realtà noi siamo venuti a contatto con pazienti Covid che poi abbiamo dovuto trasferire immediatamente, alcuni a Magenta e altri anche a Legnano. Poi è successo invece quella data famosa del 26 di marzo, che è stata effettivamente una giornata particolare, perché il capo dipartimento ci chiama dicendo: Roberto, devi aprire, dovete aprire anche voi, perché noi avevamo già aperto 5 reparti. Ecco, ci tengo anche a sottolineare che sia Legnano sia Magenta, oltre il reparto di medicina, che avevano 88 letti a Magenta e molti di più anche a Legnano, sono stati aperti 4 reparti in più. E quindi fisicamente non c'era più spazio, la neurochirurgia a Legnano era stata trasformata in Covid, tutta l'oncologia anche a Magenta e i 5 reparti, insomma, pieni di pazienti Covid. In quel pomeriggio, quindi, da Magenta ricevo anche la chiamata del collega dottor Mumoli, che dice: prendimi i pazienti meno gravi, perché stiamo veramente, non ce la facciamo più, stiamo scoppiando. Certo. Quindi
In 3 ore noi abbiamo ricevuto 16 malati che tra l'altro avevano un'insufficienza respiratoria non grave, ma comunque in ossigenoterapia. E come io dicevo, c'è stato un impegno importante, però tengo a sottolineare che abbiamo iniziato nel reparto del piede diabetico, tutti gli infermieri, nessuno si è tirato indietro, sono rimasti fino alle 8 di sera, perché questo è avvenuto di pomeriggio, quindi quelli che avevano fatto il turno di mattina sono rimasti fino al tardo pomeriggio, e abbiamo ricevuto questi 16 pazienti. Ci siamo bardati, così detto, perché abbiamo dovuto utilizzare i dispositivi di protezione in un certo modo. Ci tengo a sottolineare che abbiamo cambiato metodo di lavoro, abbiamo dovuto cambiare metodo di lavoro perché naturalmente noi, pur essendo abituati a trattare pazienti infetti, pazienti complicati come quelli del piede diabetico, c'era una complicanza in più, quello del rischio del contagio. Ecco, dottore, magari questo aspetto che avete anche rimodulato il modo di affrontare il paziente, magari lo andiamo a approfondire nel corso della puntata, perché è una cosa interessante, perché dimostra che insomma gli ospedali sono in continua evoluzione. Poi ho tante anche altre domande su questa evoluzione del virus, che magari vorrei che poi magari mi rispondesse a questi quesiti. Allora, io invece vado a collegarmi adesso con Voghera, con Nicola Fronti, che è presidente del consiglio comunale del comune di Voghera, comune oltrepadano, in Oltrepopavese, insomma è la capitale dell'Oltrepopavese, così mi passi il termine a Fronti. Allora, abbiamo parlato dell'aspetto ovviamente sanitario, parliamo un po' di questa fase 3 che è iniziata, una fase 3 che è partita tra qualche polemica, tra divisioni tra nord e sud, tra la paura dei governatori del sud di ricevere dei lombardi infetti, poi pian pianino le cose si sono sistemate. Ecco, lei come fotografa questo momento storico? Beh, sicuramente è un momento storico che, diciamo, rappresenta un po' la paura che abbiamo vissuto tutti da nord a sud. Forse noi a nord l'abbiamo vissuta molto di più, perché comunque abbiamo avuto più casi, soprattutto in Lombardia. Io parlo da una città, la mia città, Voghera, che ha subito tantissimi lutti, ha visto più di 460 persone contagiate, più di 700 persone in isolamento perché avevano avuto contatti o familiari, da un punto di vista così, contagiati dal Covid. E quindi è chiaro che la paura del contagio, la paura di prendere la malattia può fare grande, soprattutto anche al sud, grande spavento, e soprattutto in regioni dove le strutture sanitarie non sono avanzate come quella della Lombardia, che pur essendo molto avanzate hanno dovuto far fronte a un'emergenza improvvisa e soprattutto a un'emergenza che ha cambiato il modo di lavorare. Vede, noi come amministrazione comunale della nostra città, su mia idea, subito sposata anche dal sindaco, abbiamo deciso di dedicare la festa della Repubblica nostra proprio ai dipendenti dell'ospedale, perché in questi mesi abbiamo ritenuto abbiano incarnato quello che è proprio il principio costituzionale di tutela della salute. Quindi il 2 giugno, insieme al direttore generale della SST di Pavia, abbiamo fatto, e alle forze dell'ordine, abbiamo reso omaggio ai dipendenti proprio in questa data simbolica, che per noi a Voghera ha ancora più importanza, perché oltre ad essere la festa della Repubblica segnava anche i 250 anni dell'elevazione di Voghera a città con le patenti regie. E quindi, proprio perché i nostri dipendenti dell'ospedale hanno dato veramente il massimo in questi mesi, credete, c'è gente che ha fatto più di 180 ore di straordinario solo nel mese di marzo. Io ne conosco tanti e voglio dirgli un grande grazie, perché hanno cercato di fare l'impossibile per un'emergenza che era sconosciuta, e soprattutto cercare di salvare vite umane, perché questo era quello che si cercava di fare a tutti i costi. Oggi la situazione è migliorata, però io dico non abbassiamo la guardia, perché fase 1, fase 2, fase 3 bisogna farle per far ripartire l'economia, perché il contagio è diminuito, però non abbassiamo mai la guardia, perché mai più vorremmo rivivere una situazione del genere.
Ecco, come ha vissuto Voghera quei giorni drammatici? Perché come diceva lei, Voghera è stata una delle città più colpite dal Covid in provincia di Pavia. Ricordiamo anche soltanto l'ultimo lutto la settimana scorsa di un giovane ragazzo, insomma, che Certo, che appunto della che era il frequentava il diavolo. Duomo, molto conosciuto in città. Beh, il Duomo di Voghera è stato particolarmente colpito perché ha perso Don Enrico, che era una figura di spicco della parrocchia, diciamo che si era costituita mettendo insieme tre parrocchie, Duomo, San Rocco e Pombio, e poi comunque è morto il sacrista del Duomo, un altro amico, è morto Giacomo, insomma, ma di coloro, ma anche noi in politica siamo stati fortemente colpiti, penso all'amico Giampiero Rocca che purtroppo è mancato ad aprile per il Covid e quindi insomma l'abbiamo vissuta veramente male, veramente da vicino. Oggi cerchiamo di dimenticare perché affinché il Covid non lasci strascici psicologici e soprattutto economici, ma dobbiamo reagire, ma non pensando che ci si torni come d'incanto alla normalità. Perché purtroppo le mascherine vanno usate, il distanziamento ancora va tenuto, perché se ci sono assembramenti e poi ci sono nuovi contagi, ripartiamo veramente male. Solo, io faccio un esempio, sabato scorso, quindi pochi giorni fa, solo la città di Voghera ha avuto 22 nuovi contagi su 220 della Lombardia. Quindi stiamo attenti, lo dico perché non vogliamo più avere lutti. Vogliamo ripartire, diciamo, incentivando il commercio, incentivando le nostre imprese locali. Come comune abbiamo fatto quello che c'era possibile fare, stiamo studiando nuovi provvedimenti. Abbiamo, ad esempio, posticipato la tassa occupazione suolo pubblico e la tassa della pubblicità, spostando i pagamenti da marzo a maggio. Abbiamo spostato gli atti impositivi. Pensiamo per le verifiche fiscali che partiranno da settembre, abbiamo posticipato la rateizzazione dei vecchi tributi, abbiamo spostato il pagamento della Tari da aprile al 31 luglio, abbiamo fatto proprio l'altro giorno diciamo, previsto che chi non paga l'IMU nella scadenza che è prevista purtroppo dallo Stato e non dal Comune, quindi non possiamo rimandarla, ma chi dimostra può, o richiede perché ha avuto difficoltà economiche, perché è stato in cassa integrazione o non ha lavorato in quanto partita IVA, può pagare entro settembre senza nessuna mora. Ecco, poi abbiamo distribuito molti aiuti, quelli che ci sono arrivati dal governo. Abbiamo cercato veramente con la nostra polizia locale, con la nostra protezione civile di essere più vicino possibile ai cittadini, banalmente distribuendo le mascherine, cercando di dare informazioni, insomma, quello che c'era Ecco, possibile. magari poi entriamo anche nel dettaglio di questi aiuti, insomma, quelli che il Comune di Voghera ha messo subito sul piatto per chi purtroppo è davvero in difficoltà, e poi magari andiamo a analizzare anche un po' la situazione a livello nazionale a fronte. Allora, però, visto che lei parlava anche di contagi di Voghera, insomma, che la città di Voghera è stata una delle più colpite insieme a Vigevano in provincia di Pavia, allora andiamo a vedere i dati di oggi che sono appena arrivati, andiamo a leggerli, che poi magari li andiamo a commentare tutti insieme. Allora, riepilogo è questo: attualmente positivi in Regione Lombardia sono 19.853, meno 371 rispetto a ieri. Tamponi alle stelle, tamponi effettuati nella giornata sono 19.389 in più rispetto a ieri, totale tamponi effettuati all'inizio pandemia 800.276. È salito ovviamente e inevitabilmente il totale dei positivi, più 402 rispetto a ieri, per un totale generale di 89.928. Quindi significa che più si scava, più troviamo ovviamente positivi in Regione Lombardia. È molto proporzionale questi due dati, sono molto proporzionali, poi li andiamo a vedere poi anche nel grafico. Guariti e dimessi, che è un dato sempre che fa discutere perché è difficile da interpretare, sono nella giornata di oggi sono 752 in più rispetto a ieri, per un totale dall'inizio pandemia di 50.
53.853 persone. Dato positivo per quanto riguarda la terapia intensiva, meno 5 persone rispetto a ieri. Oggi in terapia intensiva in regione ci sono 120 persone. Cala ogni giorno questo dato e questo fa ben sperare. Ricoverati, c'è un leggero aumento di più 6 persone, totale ricoverati non in terapia intensiva sono 2.960, ma questo dato sicuramente dovrà essere comunque poi ovviamente confrontato con quelli degli altri giorni, dove i dati dei ricoverati erano molto 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 bassi rispetto a questo che fa segnare un segno più. I decessi più o meno rimangono stabili, più 21 persone rispetto a ieri. Ovviamente quello che spaventa e fa scena è il numero totale dei decessi in Lombardia, che supera le 16.000 persone purtroppo morte. Andiamo a vedere il grafico centrale, che è quello più significativo, che è la percentuale dei casi positivi sul totale dei tamponi giornalieri. Oggi la percentuale è diminuita rispetto a ieri, che era fissata nel 2,5%, oggi è 2,1%. Quindi nonostante siano stati fatti più tamponi e ovviamente nonostante siano cresciuti anche il totale dei positivi, però comunque la proporzione è calata, quindi oggi fa segnare un 2,1%. Sfoglio, andiamo a vedere i dati caso, per provincia per provincia. Andiamo a vedere ovviamente quelli di Milano. Totale oggi nella zona di Milano, nel milanese, si sono registrati più 99 casi, di cui Milano città più 52. Qui c'è stato un netto aumento rispetto a ieri. Andiamo invece a vedere Pavia, che è l'altro centro che ci interessa, lo vedete dove c'ho il puntatore, più 22 casi rispetto a ieri, per un totale di 5.393 persone da inizio ovviamente pandemia. Ieri i dati erano molto più confortanti, ma ricordiamo che ieri sono stati fatti pochissimi tamponi, sfioravano i 4.000. Allora, dottor De Giglio, andiamo a commentare ovviamente per quel sì. Che si può. So che questi dati esatto. Tante volte fanno discutere, soprattutto voi medici, ci dite sempre di prenderli con le pinze, di analizzarli nel particolare, di andarli a capire in un arco di tempo sicuramente maggiore e non quello giornaliero, però diamo un'interpretazione, visto che lei tutti questi dati ce li ha giornalmente in mano. Allora, innanzitutto la metto subito in crisi, perché di fronte al numero di tamponi eseguiti, io le chiedo se il numero di tamponi eseguiti è stato fatto su quante persone, perché ricordo che per ogni persona, prima che venga dimesso, bisogna fare 2 tamponi consecutivi a distanza di 24 ore. Ce lo siamo chiesti tante volte anche noi, dottore, proprio questo è uno dei temi cali. No, ma io le dico anche che noi abbiamo fatto di media 3 tamponi per paziente prima di considerarlo positivo, perché un mucchio di volte il paziente arrivava con un attacco polmonare compatibile con Covid, cioè con un'interstiziopatia, con delle alterazioni a vetro smerigliato caratteristiche di questa patologia che ormai abbiamo imparato a conoscere, ma con 1 o 2 tamponi negativi. E questa è la difficoltà clinica che abbiamo avuto soprattutto la prima fase, perché questi pazienti noi li abbiamo collocati in isolamento in una zona cosiddetta grigia in attesa di conferma diagnostica. Quindi se io faccio 4 tamponi prima di arrivare alla diagnosi molecolare e microbiologica, mentre la diagnosi clinica l'ho già fatta con l'attacco e con il quadro clinico, capisce che il numero di tamponi è diverso, perché ho fatto 4 tamponi a una stessa persona. Quindi un conto è, secondo me, il ragionamento su numeri di tipo epidemiologico, un conto è il discorso clinico, e non c'è dubbio che noi oggi osserviamo un andamento clinico completamente diverso da quello che registravamo 2 mesi fa. La situazione è assolutamente più tranquillizzante, infatti lo testimoniano alcuni dati che secondo me sono molto significativi, cioè il numero di casi di ricoverati nelle terapie intensive. Vuol dire che se non arrivano più, mentre prima, anzi è stato aperto un ospedale a Milano nell'ipotesi di non riuscire a far fronte a tutti i casi di necessità di terapia intensiva,
Per questo motivo, mentre adesso questo non esiste più, questo problema, e questo significa che siamo di fronte a una situazione clinica completamente diversa, fortunatamente. Quindi io, se vuole, sono critico sui numeri, su tanti numeri che vengono dati ogni volta, mentre presto attenzione su alcuni numeri, che come ho detto sono quelli che riguardano la terapia intensiva e quelli che anche sui numeri dei positivi potrei dirle, sappiamo che un 15% della popolazione è portatore senza aver avuto nessun sintomo e quindi i positivi sono molti di più di quelli che sono stati riscontrati grazie ai tamponi. Ripeto, un conto è il discorso di tipo epidemiologico che si basa su quelle che sono poi le possibilità che ogni singolo paese ha. E perché abbiamo visto che alcuni paesi fin dall'inizio hanno fatto molti più tamponi di noi, poi l'Italia sicuramente ha recuperato, è tra i paesi che ha fatto maggiori tamponi, però come dicevo la popolazione, ricordo che è di 60 milioni quella di italiana, quindi questi numeri rispetto alla popolazione ecco, andranno ridimensionati alla fine dell'anno. Io ricordo che ogni anno muoiono in Italia 600.000 persone per tutte le patologie cardiorespiratorie, oncologiche, di tutte le persone, 600.000, capisci che 30.000 su 600.000 sono un numero fortunatamente più piccolo, dico solo che andranno rivisti, rivalutati alla fine dell'anno e sicuramente collocati in un modo diverso rispetto a quello che è stato fatto quasi quotidianamente. È stato chiarissimo, dottore, veramente, insomma, chiarissimo nella spiegazione, anche nell'entrare nel dettaglio di questi numeri davvero che tante volte fanno pensare a cose strane, ma bisogna interpretarli nel giusto modo come lei ha fatto. Io mi fermo per qualche istante, chiedo ai nostri ospiti di rimanere collegati e poi continuiamo a parlare di questa emergenza, o meno delle conseguenze di questa emergenza. Eccoci nuovamente in diretta dallo studio 1 di Milano Pavia e TV con Linea Attualità. Vi ricordo che siamo anche in diretta online, non lo faccio mai, non lo ricordo mai, ma è giusto farlo perché siamo anche in diretta sui nostri canali social, quindi potete seguirci anche sul nostro profilo Facebook. Allora, questa fase 3 è ricominciata, dicevamo, abbiamo già affrontato alcune questioni con affronti con cui vado a ricollegarmi. Allora, nel frattempo è venuta fuori questa notizia, ve la vado a leggere, non tanto per commentarlo meno, ma che riguarda la scuola. Si fa tanto parlare di come inizierà il mondo scolastico a settembre, se ne parla davvero da tempo, la ministra Azzolina cerca di dare delle dritte, delle direttive, ovviamente non è certo facile perché insomma il mondo scolastico è ampio e variegato. È venuta fuori oggi questa notizia, pannelli di plexiglass tra i banchi e visiere, l'ipotesi di Azzolina per il rientro in classe. Quindi questa è una novità assoluta di oggi, anche non solo nei ristoranti, non solo in altri locali, ma si pensa ad utilizzare anche i pannelli di plexiglass nelle scuole. Affronti. Allora, fase 3, questo era un esempio di come ricominciare, se vuole lo commentiamo, se vuole commentarlo come idea per... Guardi, è difficile anche commentarla perché adesso pensare ai, siamo stati tutti bambini e ragazzi, no? Io qualche anno fa, però sicuramente mettere i pannelli di plexiglass tra un banco e l'altro mi sembra proprio sinceramente una cavolata, perché un conto è proporre magari delle visiere, le mascherine eccetera, che devono essere mascherine che permettano di stare tante ore e respirare, perché poi veramente le mascherine quando le metti per tante ore, ne sanno qualcosa i sanitari, danno anche difficoltà, perché poi quando, soprattutto quando fa caldo, creano dei problemi. Però dividere i banchi delle scuole, far passare insomma 6 ore a scuola dietro dei plexiglass, non so quanto sia una buona idea, ecco. Mi dà l'idea che questo governo ha dovuto affrontare un'emergenza che nessuno avrebbe voluto affrontare, quindi si è trovato anche nell'impreparazione di affrontarla. Però ogni tanto diciamo che dà delle idee alquanto stravaganti, ecco. Perché non si può liberare.
e poi dire mettiamo i pannelli di plexiglass a settembre, perché due l'una, o la situazione sta migliorando o non sta migliorando. Da qui a settembre, ok che la scuola deve organizzarsi, ma dirsi ai primi di giugno che mettiamo i pannelli di plexiglass, allora lasciamo dire a questo punto, evitiamo perché dobbiamo salvaguardare la salute dei bambini e dei ragazzi che vanno a scuola, ma soprattutto evitare che poi quando questi tornano da scuola non infettino intere famiglie o i nonni, perché sennò veramente facciamo una strage. Certo. Affronti, allora parliamo invece degli aiuti di questo governo. Oggi c'è stata un'importante manifestazione a Milano degli autonomi, come dicevo all'inizio della trasmissione. Si sono accampati nel vero senso della parola con le tende all'Arco della Pace, hanno coperto l'intera area con le loro tende, con le loro sedie, hanno bivaccato e bivaccheranno per diversi giorni perché ovviamente dicono senza giri di parole. Noi li abbiamo seguiti in un servizio che vedrete nel corso del nostro telegiornale dell'edizione di Milano, dicono non ce la facciamo più, non ci è arrivata una lira da inizio pandemia, nonostante le mille promesse. Certamente, ma allora gli aiuti tardano ad arrivare. Io, ad esempio, sono abbastanza anche così preoccupato perché molte persone non hanno ancora visto la cassa integrazione. Se non hanno avuto un datore di lavoro che gli ha anticipato qualcosa, sono esattamente da fine febbraio che non ricevono più un euro, insomma. Quindi questo è sicuramente un problema e soprattutto il governo dovrebbe adesso, al di là dei numeri, al di là delle conferenze stampa a cui ci siamo abituati in continuum in questi mesi e ci hanno fatto anche compagnia nei tempi di lockdown, però adesso passare ai fatti concreti. Io penso ai provvedimenti del governo, no? Parlo di ciò che conosco. Il comune di Voghera in questo periodo avrebbe avuto entrate per 10 milioni di euro, il governo ne ha mandate in un periodo normale, il governo ne ha mandati 500 mila. Ecco, credo che forse dovremmo anche a questo punto cercare di, come i comuni, anche alle partite IVA, a chi è un imprenditore, dare aiuti concreti e seri. Perché, vede, quando la Merkel ha fatto trovare sui conti correnti delle persone che erano in difficoltà a causa della pandemia direttamente la cifra, non ha fatto click day, domande o altre cose. E quindi credo che anche questo nostro governo debba cercare di utilizzare tutti gli strumenti, ma soprattutto per mettere soldi veri nelle tasche degli italiani, perché di annunci e di promesse purtroppo non si striscia la carta al supermercato o non si paga il pane e il cibo. Nella conferenza stampa di Conte dell'altro giorno, di mercoledì, ha parlato chiaro che bisogna anche togliere la burocrazia, questa grande macchina che tante volte fa fango, tra virgolette, quindi inchioda nel vero senso della parola i vari ingranaggi statali, soprattutto per quanto riguarda l'erogazione anche di contributi. Ha parlato che bisogna toglierla, bisogna eliminarla per velocizzare il tutto, perché lei ha fatto un esempio subito, banale, però che tante volte questi soldi non sono arrivati, o se sono arrivati in ritardo perché per qualche cavillo che è burocratico che ha bloccato l'intero iter. Vede, però, secondo me bisognerebbe essere anche onesti intellettualmente. Noi viviamo in una repubblica che diciamo, la burocrazia cosiddetta l'ha ereditata dal Regno di Sardegna, dal Regno Sabaudo. Però la burocrazia è doppia, ha una doppia funzione, che è quella anche di fare dei controlli su quello che sono le domande, le richieste, le cose. E la cosa che mi fa ridere è che chi al governo di volta in volta promette di limitare la burocrazia, eccetera. Ma sono stati pochi quelli che poi hanno fatto riforme vere per velocizzare. Vedete, io penso a provvedimenti tipo, non so, li presi in un giorno, che sono stati presi anni fa, oppure per sburocratizzare veramente. Cioè, ad esempio, prima volevi creare un'impresa, se hai tutte le autorizzazioni da chiedere, eccetera. Adesso fai domanda al SUAP, l'apri e poi dopo ti viene detto se sì o se no, per molte pratiche. Vuoi costruire una casa? Fai la domanda, poi dopodiché ti viene detto se va bene, non va bene, l'integrazione, eccetera. Però ce l'hai subito l'autorizzazione. Noi se non andiamo a fare modifiche di questo tipo e non andiamo a dire io ti vengo a controllare ex post, non ex ante, quindi dopo ma non prima, allora, che
andiamo veramente a bloccare. Io ti devo erogare subito i soldi. Poi dopo, se non avevi diritto, ma chiaramente ti devo spiegare prima come hai diritto, come non hai diritto, perché nessuno di noi è diciamo un commercialista per capire se ha diritto o non ha diritto a ricevere dei soldi. Però ti spiego chiaramente che se sei in cassa integrazione, se sei una partita IVA, se sei un imprenditore, ti aiuti, ti do questi tipi di aiuti in base a quello che tu hai perso per il fatturato. Punto. Se poi tu eventualmente, naturalmente non sbagli a fare la domanda perché non ti spetta e si vede che c'è anche del dolo, allora a questo punto i soldi li restituisci, ma i soldi te li devo erogare subito, a prima richiesta, a vista, perché se no noi non recuperiamo questo gap competitivo che abbiamo con gli altri stati che erogano immediatamente i fondi a chi ha bisogno. Perché le cose sono due: o i soldi ci sono e si danno subito, o se non ci sono non si prendono in giro gli italiani. Perché poi il problema è che noi siamo come comuni il front end della popolazione, perché la gente vede quello che è l'ente pubblico più vicino al cittadino del comune, pensando che molte volte il comune possa agire direttamente, il comune non può farlo. E noi stiamo cercando veramente di fare tutte quelle cose che possiamo fare, ma con i soldi a bilancio che abbiamo. Veda, ad esempio, ad aprile e marzo e maggio abbiamo bloccato il pagamento di tutti i parcheggi nelle strisce blu per aiutare in tempi di pandemia, voglio dire, i pochi che si potevano muovere per far spesa o per andare a comprare qualcosa. Questo provvedimento sulle casse del comune è costato 114.000 euro, ma non è che lo Stato ha detto: tu hai aiutato i cittadini in questo periodo, allora questi soldi te li do. No, assolutamente. Adesso continueremo a non far pagare le strisce blu dalle 17 alle 20 per aiutare il commercio, per fare in modo che la gente compri in Voghera e non nei centri commerciali, almeno insomma, per aiutare il commercio locale, però anche qua spendiamo sui 30.000 euro che a bilancio poi peseranno a fine anno. Questi sono tutti provvedimenti che noi andiamo, però il governo per dice la coperta è corta, insomma, la coperta è corta. Io, ad esempio, a me dà anche fastidio che ci sono molti anche politici che poi vanno sui giornali e dicono: ah, il comune potrebbe fare questo, questo, quell'altro, però il problema è che non fanno mai magari una proposta commisurata a quella che è la copertura finanziaria, perché poi è quello che dobbiamo verificare. Tutto passa da lì, l'imbuto è quello. L'imbuto è quello. Allora, ritorno invece dal dottor De Giglio. Come dicevo nella prima parte, un sacco di domande proprio anche magari tecniche, tra virgolette, insomma, si fa tanto parlare in questi giorni di quanto questo virus si sia indebolito. È un po' il leitmotiv dello scorso fine settimana e di questi primi giorni di giugno. È proprio così o è una sensazione? Naturalmente io posso rispondere esclusivamente dal punto di vista clinico. Io sono un clinico, non sono un virologo, non sono un genetista, quindi non so dirle se è modificato il virus. Sicuramente siamo di fronte a una situazione clinica completamente diversa, cioè non ricoveriamo più pazienti con grave insufficienza respiratoria, tanto che, come dicevo prima, i dati più significativi per noi è che non vengono ulteriormente riempiti i posti letto nella terapia intensiva o nella subintensiva, mentre riceviamo pazienti che hanno qualche addensamento polmonare ancora con le caratteristiche a vetro smerigliato che sono tipiche di questa malattia, ma direi sempre di meno. Quindi sicuramente la situazione clinica, sottolineo clinica, è migliore, è più alleggerita. Sicuramente noi abbiamo ora, rispetto all'inizio, conosciuto di più questa malattia, quindi è stata anche trattata in modo diverso di più sul territorio nell'ultima fase, ahimè non nella prima. E abbiamo quindi maggiori mezzi e conosciamo di più questa malattia, questo virus. Ma di fatto nei pronto soccorsi non arrivano più i numeri di pazienti che arrivavano prima e con la stessa gravità. Io, se vuole,
mi espongo e le dico che se ci rivediamo a luglio, secondo me diverse misure che sono state anche annunciate verranno riviste, perché entro metà luglio la situazione migliorerà ulteriormente, e se così sarà non ci sarà bisogno di alcuni provvedimenti. Questo non vuol dire migliorerà per le questioni tra virgolette, perché comunque è un miglioramento continuo, perché ci sono anche delle altre questioni esterne, come si diceva il clima, che ovviamente aiuta nel, allora sicuramente un fattore importantissimo è che d'estate viviamo all'aria aperta e il contagio è favorito ed è stato favorito dagli ambienti chiusi, dagli ambienti non ventilati, dove i droplet, dove le goccioline potevano raggiungere più persone, e questo è secondo me l'elemento più importante. Poi bisogna dire, e questo è un discorso più dal punto di vista di virologico ed epidemiologico, che l'ondata è come sempre una pandemia, un'ondata che inizia e forse l'ondata è anche, sta anche passando, e quindi qualche caratteristica in termini della contagiosità o della virulenza di questo virus potrebbe essere modificato. Io però non ho nessun elemento per poterlo affermare. Quindi sarà nelle prossime settimane che avremo la risposta dell'andamento anche per i prossimi mesi. Ciò non toglie che potrebbe tornare un'ondata nel periodo autunnale, ma sicuramente anche se questo accadesse ci troverebbe non più così, diciamo, impreparati come nel, come è avvenuto nella primissima, nel mese di febbraio. Abbiamo ormai sia in dotazione i dispositivi che i farmaci, esistono ormai dei risultati su alcuni trial clinici importanti, per cui la situazione secondo me non sarà più così, così grave, così drammatica. Noi abbiamo vissuto 2 mesi drammatici, come mai è successo prima. Dovremo comunque stare attenti, sicuramente, dovremo e dobbiamo mantenere il distanziamento sociale. Per ora questa mascherina, che ripeto, secondo me a luglio ne riparleremo, potremmo anche non averne più bisogno, però ecco, la situazione è sicuramente in miglioramento. Se vuole e se mi permette, io sottolineerei un altro aspetto, un'altra emergenza che noi clinici, noi medici stiamo affrontando, e cioè il rendersi conto e l'avere a che fare con tutti quei pazienti cronici che non sono stati visitati, che non sono e non hanno avuto la possibilità di accedere ai nostri ambulatori, alla nostra attenzione, e che adesso invece ci troviamo sicuramente più complicati. Io mi occupo di più. Quindi il ritorno alla normalità può essere un problema per gli ospedali in questo momento. No, il problema è che non è una normalità, perché certo, siamo, a mio avviso, in una emergenza che possiamo chiamarla emergenza post-Covid. Le do un dato: noi abbiamo, io mi occupo di piede diabetico e salviamo e cerchiamo di evitare le amputazioni maggiori degli arti inferiori. Nei 2 mesi se vogliamo nei 3 mesi da marzo ad oggi, noi abbiamo eseguito il numero di amputazioni maggiori di 2/3 del numero che normalmente eseguiamo in un anno. E questa è una cosa grave, cioè vuol dire che i pazienti arrivano alla nostra attenzione molto più gravi rispetto a prima, di fronte ai quali non possiamo che fare, che non possiamo curarli come facevamo prima, ma dobbiamo amputarli per evitare la morte, per evitare un quadro di sepsi. E questo è sicuramente un altro dramma, perché questo è conseguenza del fatto che per 3 mesi i pazienti sono stati trascurati, non si sono recati negli ambulatori. Infatti la stessa sensazione, la stessa cosa che ci ha raccontato il primario di cardiochirurgia del Policlinico San Matteo, che ha detto che, che c'è stato un exploit purtroppo di morti anche di infarto, perché tardano per la paura di arrivare in ospedale e quindi anche di contagiarsi. Invece l'obiettivo è comunicare che in ospedale non ci si contagia, perché comunque se si viene curati tranquillamente. Assolutamente sì. Colmare questo gap non sarà facile e ci vorranno alcuni mesi.
E per questo che ho detto anche prima, secondo me alla fine dell'anno potranno essere fatte le valutazioni sui dati, sui numeri, anche che riguardano persone che sono o decedute o che sono state amputate o che hanno affrontato delle emergenze diverse da quella del Covid, però nella fase successiva a questa emergenza Covid. E questo come conseguenza di un lockdown che si è verificato e quindi di una chiusura che ha impedito tutta una serie di dinamiche, di meccanismi, di prevenzione. Non è stata fatta alcuna prevenzione, non è stata fatta alcuna cura in pazienti cronici che purtroppo hanno e avranno come conseguenza delle complicanze maggiori rispetto all'enorme lavoro che normalmente noi clinici italiani facciamo perché siamo molto attenti, capillari, per cui abbiamo un'attenzione nella cura dei nostri pazienti cronici che forse non si trova in altri stati. Bene, dottore, io ritorno invece adesso a Voghera con Affronti e trattiamo un tema prettamente locale. Nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, è uscito il progetto di un biodigestore alla frazione Campoferro di Voghera, un progetto tanto ostacolato dall'amministrazione comunale e da lei anche in primis. Ecco, a che punto è questo progetto? Dove l'avete riposto e perché lo avete così, diciamo, preso di mira? Ma allora c'è da dire che l'iter dipende, come si sa, per queste cose di autorizzazione ambientale dalla provincia di Pavia, che una volta ricevuta la richiesta di costruire un impianto, poi fa partire una conferenza dei servizi che coinvolge naturalmente anche l'ente locale interessato, oltre ad altri soggetti tipo ATS, ARPA, Vigili del Fuoco ed altri attori. Allora, noi abbiamo preso coscienza, cioè che ci è arrivato questo progetto in comune il 6 di marzo. Gli uffici hanno cominciato a analizzare quello che erano le pratiche dal punto di vista viabilistico, urbanistico, ambientale, eccetera. Solo che poi, naturalmente, la questione è diventata anche politica, perché il nostro ufficio ambiente, il nostro assessore all'ambiente, Simona Panigazzi, hanno fatto dei rilievi importanti su quelli che sono questo impianto, perché a differenza di altri impianti ben più piccoli, questo lavorerebbe 142,5 tonnellate di materiale al giorno. Il problema è che il materiale che vorrebbe lavorare non è così facilmente reperibile in zona e la nostra paura è soprattutto che questo impianto poi nel breve si trasformi in un impianto che lavora il rifiuto umido. Perché noi abbiamo paura di questo impianto? Innanzitutto perché è un impianto che non crea posti di lavoro, perché darà un numero di posti che da un minimo di 3 a un massimo di 10 posti di lavoro creerà odore, è in una zona dove non c'è una fognatura, ma ci sono solo una tombinatura, quindi le eventuali acque potrebbero poi andare. E i liquidi potrebbero anche andare a inquinare la falda acquifera, è in una zona industriale dove è presente una realtà molto importante per Voghera, che è la Cameron, che tra l'altro è spesso con una PEC al comune a firma del suo presidente e amministratore delegato, il suo parere è meramente negativo sul fatto che si vada a insediare a fianco a loro, e soprattutto è una zona industriale dove ci sono altre realtà che occupano più circa 600 persone. E quindi è chiaro che noi vogliamo che, oltre a esserci l'abitato di Campoferro, lì vicino, Strada Braide, la zona commerciale di Voghera Est e soprattutto l'opera Don Guanella che aiuta persone diversamente abili. E quindi chiaramente noi non vogliamo questo insediamento e come Comune di Voghera stiamo facendo di tutto per osteggiarlo. Io sono stato il primo firmatario del primo ordine del giorno che il mio partito UDC ha presentato insieme ad altri tre consiglieri, uno di Forza Italia, Simona Geri, Sandra Tassisto della lista civica e Laura Ferri, e poi ne sono seguiti altri di tutti i gruppi consigliari e quindi tutto il Consiglio Comunale ha dato un mandato forte all'assessore all'ambiente per esprimersi anche nella seconda conferenza dei servizi che si terrà il 16 giugno in modo contrario come Comune di Voghera. Abbiamo già dato mandato, e avevamo già dato mandato perché avevamo fatto una riunione tra la maggioranza che sostiene l'amministrazione e proprio il giorno prima
abbiamo dato mandato all'assessore Panigazzi di andare a rappresentare il comune di Voghera, proprio nel suo complesso, quindi come su delega del sindaco, perché volevamo che prevalesse il parere contrario dell'ufficio ambiente su tutto, proprio per tutelare la salute dei cittadini e di chi ci abita. E quindi noi non siamo contrari a qualunque tipo di insediamento, noi ci auguriamo che arrivino insediamenti nell'area industriale che portino posti di lavoro, non portino traffico, perché 142 tonnellate e mezzo di prodotto da lavorare giornalmente, voi pensate, loro dichiarano che i camion sono inferiori a 30, però se fate la proporzione di quanto può portare un camion, capite che insomma 142 tonnellate e mezzo lo dividete per 28 camion, arrivano dei bilici enormi. Ecco, e quindi è un problema che darà alla viabilità, che darà alle strade, perché poi oltre ai camion che conferiscono ci saranno anche i camion che portano via il prodotto finito, il biometano, e quindi insomma questo oppure il prodotto diciamo per il concime per l'agricoltura. E quindi insomma questo è un impianto che noi vogliamo evitare a tutti i costi, abbiamo un sostegno dei cittadini dalla nostra, abbiamo solamente la paura che la provincia di Pavia per evitare ricorsi da parte di quello che è la società proponente e si faccia Ponzio Pilato e l'approvi. Ecco, io voglio dire che questi tipi di impianti di queste dimensioni, già in provincia di Rovigo la provincia ha detto no, proprio anche su parere contrario del comune che vedeva l'insediamento, e la provincia d'Alessandria sullo stesso impianto, proprio perché c'era l'emergenza Covid, non ha convocato in videoconferenza la conferenza dei servizi, ma ha rinviato sine die il procedimento della conferenza dei servizi, questo proprio anche perché e dimostra il fatto che si voglia dire no anche lì per l'impianto che voglio costruire, perché il problema che noi abbiamo a che fare, e concludo, con leggi dello Stato che favoriscono questi insediamenti, senza tenere conto della peculiarità agricola e dei prodotti agricoli del territorio, e soprattutto che il nostro Oltrepò è un territorio da valorizzare e non farci impianti che possono andare a depauperare il territorio ulteriormente. Sicuramente seguiremo questa questione da vicino, proprio perché insomma, queste vicende di carattere ambientale interessano parecchio la popolazione, insomma, dopo le ultime vicende anche in Oltrepò Pavese e non solo. Io chiudo qui questa puntata, l'ultima, come dicevo, della settimana. Ringrazio davvero di cuore Roberto Di Giglio, primario di medicina generale dell'ospedale Cantù di Abbiategrasso. Ringrazio il presidente del Consiglio Comunale di Voghera, Nicola Affronti. Chiudo qui questa puntata, vi lascio come sempre in compagnia dei nostri notiziari e vi auguro buon fine settimana e noi ci vediamo lunedì sempre puntuali alle 18.